Buongiorno a tutti e benvenuti alla quarta settimana della nostra rubrica Gelateneo Weeks. Nuova settimana, nuova macchina e come abbiamo promesso, abbiamo per voi una settimana davvero esclusiva perché andremo a parlare di una leggenda del mondo del gelato e della storia del gelato, ovvero la nostra F, che vedete qui a fianco a me. Nel 1927 Otello Cattabriga inventava la prima macchina automatica da gelato della storia ed era proprio la nostra F. Ovviamente non la F che vedete adesso, ma un modello agli inizi, ma il sistema è esattamente lo stesso tutt'oggi e i principi su cui si basa la macchina sono esattamente gli stessi. È la macchina di cui andiamo sicuramente più orgogliosi in iSteam. Ed è una macchina speciale, ne andremo a parlare, ma fa un gelato che possiamo veramente definire unico. Bando alle ciance, iniziamo quindi dai preparativi. Cosa intendo? Intendo che la macchina, proprio perché seppur una macchina moderna, rivede ancora concetti piuttosto antichi, va preparata, quindi va raffreddata come prima cosa alla mattina, per fare in modo che la temperatura della miscela di acque glicole dentro cui la nostra macchina è immersa, si inizia a raffreddare per fare in modo poi che la produzione del gelato sia più rapida. Quindi ci troviamo davanti alla facilissima pulsantiera di questa macchina. Ci sono quattro funzioni. Stop, ovvero la macchina come la vediamo adesso. Poi abbiamo la funzione freddo, che come sentite il compressore si è acceso, ma la macchina è ferma. Poi abbiamo dall'altra parte la funzione mix, in cui il compressore è spento, ma la macchina si muove. E se no abbiamo l'unione di queste due funzioni, che è la funzione gelato, che unisce la miscelazione con la refrigerazione. In questo caso noi dobbiamo preparare la macchina, come abbiamo detto, quindi non ci serve muovere del gelato perché non abbiamo gelato all'interno, dobbiamo solo fare in modo che la temperatura indicata qua, che è la temperatura del liquido refrigerante, scenda fino a meno 24. Ci vorrà qualche minuto, aspettiamo e poi ci ritroviamo. Appena raggiungiamo i meno 24 gradi, il compressore si ferma, il cilindro sarà freddo e siamo pronti a inserire la nostra miscela di gelato. Facciamo quindi partire la funzione gelato, versiamo la nostra miscela. Come potete sentire, in realtà il compressore non è partito perché finché la temperatura rimane bassa, rimarrà spento. Ed ecco che infatti appena la temperatura torna ad abbassarsi in maniera significativa, il compressore riparte. E questa è proprio una delle caratteristiche principali della F, ovvero il fatto che il compressore viene attaccato e staccato in maniera alternata per cercare di mantenere una temperatura costante all'interno del cilindro. Questa temperatura costante a un certo punto, vedremo, non ci servirà in realtà più, anzi dovremo cercare di scaldare un po' il cilindro, perché quando il gelato sarà quasi pronto vorremo fare in modo che non rimanga assolutamente sulle pareti e quindi per essere in grado di estrarre il gelato al meglio e al 100% avremo bisogno di staccare il compressore un po' prima della fine della mantecazione per fare in modo che la temperatura salga, quindi si scaldi un po' il nostro cilindro e il gelato venga estratto nel migliore dei modi. Un altro dei principi fondamentali della F, che è anche poi il sistema brevettato che ha avuto tanto successo, è quello legato al raschiante. Come potete notare, già adesso, dopo pochi istanti, ci sono dei pezzi di gelato ghiacciato, se così vogliamo dire. Il raschiante sostanzialmente ha il ruolo di raschiare appunto il gelato che si è sedimentato sulla parete e che quindi per effetto del freddo si è cristallizzato e mescolarlo con il restante gelato che ancora è liquido. Questo sistema, appunto definito stacca e spalma, è alla base della struttura poi finale che il nostro gelato avrà. Un ciclo del raschiante dura circa 8 secondi, di cui 4
sono impiegati ovviamente per raschiare la parete e 4 invece sono impiegati per la risalita. Questo movimento costante, ma in realtà lento e delicato, è proprio ciò che andrà a creare la struttura molto particolare, con cristalli di ghiaccio fini e con una struttura molto elastica, caratteristica del gelato fatto con la F. A un certo punto, come vedete, il gelato inizia a essere completamente congelato, quindi la funzione del raschiato non è più quella di mescolare la miscela liquida con quella cristallizzata, ma è quella di andare a creare una struttura più elastica e fine possibile. Non appena il gelato inizierà ad essere pronto, uno degli ultimi step da attuare è quello di staccare il compressore. Andiamo quindi a mettere la macchina solo in agitazione per fare in modo, come dicevamo prima, che piano piano la temperatura del cilindro si alzi e quindi l'estrazione del gelato, che di solito deve avvenire attorno ai meno 18-19 gradi, sia più efficace e semplice. Ed ecco quindi che noi con la nostra carapina ghiacciata, come al solito, andiamo a estrarre il gelato con l'utilizzo della pala. Come funziona la pala? La prima cosa da fare quando si vuole estrarre il gelato con la pala dalla F è quella di mettere la pala qualche secondo dentro al cilindro a contatto col gelato, in maniera tale che la temperatura della pala diminuisca un po'. La pala ovviamente sarà stata fino a questo momento a temperatura ambiente, quindi circa 25 gradi. Per evitare che il gelato faccia fatica ad aggrapparsi alla pala, la mettiamo un attimo a raffreddarsi dentro al cilindro. Non appena vediamo che il gelato fa presa, possiamo iniziare a estrarlo. Quindi basterà infilare la pala dentro al gelato e questo si aggrapperà da solo alla pala e noi possiamo estrarlo. La prima parte dell'estrazione sarà quella, diciamo, più semplice, perché il gelato andrà da solo, senza fare nulla, incontro alla pala. Noi sarà solo il compito di raccoglierlo e metterlo dentro la carabina. Un piccolo trucchetto è quello di seguire il raschiante nei suoi movimenti. Quindi quando il raschiante scende, noi scendiamo con la pala, e quando il raschiante sale, anche noi saliamo. In questo modo non ci sarà interferenza tra il nostro lavoro e il lavoro che sta facendo il raschiante e non ci andremo a togliere il gelato a vicenda durante la risalita. Aspettiamo quindi il raschiante e anche noi saliamo. Come vedete, ora devo stare più attento ai miei movimenti, perché banalmente sarà un po' più difficile andare a prendere il gelato. Dovremo essere noi che andiamo a staccarlo o comunque a cercarlo all'interno del cilindro. Quindi sicuramente dovremo andare a raschiare un po' il centro della macchina. Quando abbiamo estratto quasi tutto il gelato e ciò che rimane è solo quello sulla pala, andremo a fermare la macchina per estrarre anche gli ultimi grammi. C'è chi pensa, ecco che fermiamo la macchina, stacchiamo la pala rimuovendo il perno e andiamo a eliminare tutto questo gelato e a metterlo direttamente dentro la nostra carapina. C'è chi pensa che l'utilizzo di una F comporti un maggior spreco di gelato, perché pensa che i mantecatori moderni siano in grado di pulire meglio il cilindro. Non c'è cosa più falsa di questa. Anzi, spesso, se l'estrazione dalla F viene fatta in maniera accurata e professionale, si ha molto meno scarto di gelato da una F. Come vedete, ora il mio raschiante è completamente pulito. Non ci resta che andare a togliere gli ultimi grammi da dentro la macchina, riattivandola per qualche secondo e andando a utilizzare la pala per raschiare ogni
angolino della nostra macchina. Abbiamo anche gli ultimi grammi di gelato estratti. La nostra macchina è completamente pulita, la fermiamo. Ci sono veramente pochissimi grammi di gelato rimasti e la nostra carapina è piena di gelato. Ecco quindi che abbiamo visto come partire da zero nell'utilizzo di una F. Sono davvero le basi, andremo ad approfondire certi temi nei prossimi giorni. Mi preme dire che seppur possa sembrare una macchina complessa da utilizzare, in realtà è tutta questione di, tra virgolette, allenamento. È una macchina alla portata di tutti, ma che senza ombra di dubbio richiede un po' di esperienza. Ma questo in realtà, da un punto di vista del cliente finale, non può che essere una cosa positiva. Nel senso che al giorno d'oggi avere una macchina come questa nel proprio negozio è sinonimo di qualità e di know-how. Nel senso che, come avete potuto vedere, non ci sono allarmi, non ci sono parametri, non ci sono spie. Il gelato è pronto quando lo diciamo noi e non c'è nessuno che mi assiste a capire quando è pronto il gelato, come estrarlo e quando estrarlo. Andremo a parlare nei prossimi giorni come capire quando il gelato è pronto, però senza ombra di dubbio c'è tutta una parte esperienziale che non può mancare all'utilizzatore di una F. Per oggi è tutto, ciao e a presto!